stati pubblicati i filmati e questo mi ha consentito di far sapere quanto prima, grazie alla stampa, quello che mi era accaduto. La posizione che noi avremo in questo momento, intanto noi chiediamo che vengano ristabilite le procedure parlamentari e le normali regole all'interno delle commissioni affari costituzionali e giustizia, perché questo è dovuto ed è dovuto a tutti i cittadini. L'altra cosa che chiediamo, e al di là di quello che può essere un fatto personale, è l'allontanamento del picchiatore, il questore D'Ambrosio, dalla Camera possibilmente. Non è tanto appunto perché l'azione che ha svolto l'ha svolta nei miei confronti, ma l'ha svolta anche nei confronti di tutti i cittadini italiani e delle donne italiane. E questo si è visto e si è visto abbondantemente. Scusate se la mia voce è un po'... non sono abituata, mi perdonerete. L'altra cosa che chiediamo, più che altro che ci domandiamo, e se la Presidente Boldrini ha problemi di strabismo. Per una questione molto semplice, è una donna nota per le sue battaglie verso le donne ed è capace di punire un gruppo parlamentare in un non nulla, cioè niente, nel momento in cui sale su un tetto per difendere la Costituzione, ma non ha detto niente a riguardo di D'Ambrosio. Quindi mi domando, esistono donne di serie A e donne di serie B? E a quel punto, essendo una donna di serie B, devo dire che mi sento abbastanza orgogliosa di esserlo. Grazie.